Eros Capé che arriva l'indicatore, tappa di casa, tanti tifosi ma tanta acqua anche. Direi di sì, no, fa sempre piacere arrivare sulle strade amiche. L'unico dispiacere di giornata è la grande acqua che abbiamo preso, però è andata anche bene perché era previsto tutto il giorno, quindi abbiamo preso solo qua gli ultimi un'oretta di acqua, dai. Speriamo di aver pagato pegno per tutta la Tirrena. Una buona cronosquadra, anzi ottima, quali sono le tue prospettive per questa Tirreno? Ma siamo qua con una squadra molto competitiva, guarda, noi non eravamo per niente stupiti ieri. Certo, secondi molto vicini ai primi è un grandissimo risultato, però dai, ambizioni vediamo giorno per giorno. La tappa che hai messo nel mirino? No, niente, no, meglio non dire niente. Il tuo inizio con la Movistar come lo valuti? No, molto bene, squadra bellissima, si sta molto tranquilli, è un ottimo gruppo. Guardiamo un po' oltre, dopo questo Tirreno Adriatico quali sono gli obiettivi? Ma correrò la Vuelta a Catalogna, poi uno stage in altura prima del Giro, Frecce Liegi e Giro d'Italia.